Non c'erano. Al catasto questa cosa qui è catastata nel 1949 l'ultima volta, quindi tutte le modifiche. Abbiamo cominciato a fare questo, adesso c'è una prima fase dei lavori che dura fino a giugno, in cui si fanno due cose, alcune manutenzioni ordinarie indispensabili, cioè si ridurre la pioggia e la verifica di tutti gli impianti. Poi dopo quello che speriamo di poter fare, e non era negli anni quello che ha previsto il Comune di Roma prima, è di renderlo disponibile per fare reading non teatrali, perché quella cosa lì non c'è carichi sospesi, non regge, è a rischio di... no? Non è autorizzata per appenderci. Quindi le cose. Che tipo di lavoro ce lo devono dire anche i vigili del alla fuoco? Fine, alla fine diciamo, di questi sei mesi noi sappiamo esattamente quali lavori devono essere fatti per mettere a norma l'intero teatro, per cui abbiamo già stanziato i fondi. Siccome tra la progettazione esecutiva e la gara passerà un periodo di tempo, in quel periodo cerchiamo di utilizzarla al massimo possibile. Che tipo che tipo di uso ne fai di un teatro così? Teatro convenzionale, 500 posti, non porta nessuno. Intanto è un teatro pubblico, no? Non è un teatro privato, necessariamente. E quindi che vive anche un po' di finanziamento. Per forza. Insomma, però questo adesso sta diciamo, nel contenitore generale del Teatro di Roma, che sarebbe l'Argentina. Noi abbiamo fatto un lavoro nuovo, e cioè oltre il teatro di Roma c'è il Teatro Argentina e il Teatro Indio, che deve essere in parte ristrutturato. Abbiamo collegato al Teatro di Roma anche i teatri di cintura, quelli periferia di Tor Bella Monaca, Quarticciolo,